PNRR sta partendo. Sta partendo, dicevo prima, è un polpettone fatto di bandi, controbandi, tra l'altro illegali. Fare un bando sui diritti di cittadinanza e mettere in competizione i cittadini sul loro diritto, quindi quando il Ministero sa perfettamente quali sono le carenze. Uno sfasamento terribile, ma contemporaneamente un obiettivo concreto. I diritti dei cittadini e la crescita del paese attraverso il superamento del divario. Adriano Giannola, economista e presidente Svimez, va giù duro sulle responsabilità della politica e traccia la strada pulita e concreta di chi l'economia la conosce bene. Le risorse ci sono, spiega, devono essere spese nel modo giusto. Prima cosa, fare ordine e soprattutto essere onesti. Seconda cosa, dare le priorità che ci stanno nel PNRR, ma occorre saperlo leggere, occorre volerlo leggere. Questa la politica lo deve, oggi lo deve fare, non l'ha fatto Draghi, lo deve fare la politica. E allora quali sono le priorità? Occorre capire qual è il meccanismo che messo in moto alimenta altre cose. A mio avviso il meccanismo è la rivoluzione logistica, che è la transizione italiana, cioè passaggio dalla strada al mare e così via, che vuol dire interventi infrastrutturali, che vuol dire fare le bonifiche di questo e di quello, vuol dire lavoro, lavoro qualificato, lavoro per i prossimi anni, e quel lavoro crea altre cose. Allora, se non si parte da questa priorità, per questo dico PNRR, piano, il nuovo piano del lavoro. Oggi siamo in una sede, la Puglia, il sindacato. Insomma, Di Vittorio da qua è partito col piano del lavoro, non riuscì nella sua impresa in senso stretto, occorre riprendere quel messaggio e quella missione.